Mi chiamo Giuseppina, vengo dalla provincia di Terni, sono nata a San Venanzo e mi sono spostata su questa zona che è sempre Umbria e nel 90 ho deciso di aprire un'attività. Mi trovavo qui a Paciano, un paese molto carino che fa parte dei borghi più belli d'Italia. Questo locale è situato in campagna, in mezzo agli oliveti, per cui lo ritenevo la cosa ideale. E sono partita e seguito ancora a cucinare piatti tipici umbri, alcuni rivisitati e altri fatti dalla mia fantasia. Per dare un prodotto fresco, faccio sempre piatti di stagione, acquistando i prodotti a chilometri zero da varie aziende che sono situate qui nei dintorni del lago Trasimeno. Oggi vi porterò a conoscenza di un piatto completamente ideato da me, con prodotti esclusivamente del lago Trasimeno, a partire dalla fagiolina, dai gamberi del lago e dal tartufo, dalle zucchine o asparagi a seconda della stagione, olio extravergine d'oliva che acquisto qui a Paciano e sia il Mulino de Pozzuolo, che è un piccolo paese sotto il comune di Castiglion del Lago. La fagiolina è un piccolo fagiolo coltivato dagli Etruschi e poi successivamente dai Romani. Qui ha trovato l'ambiente ideale perché abbiamo un clima fantastico e l'umidità del terreno fa sì che questo prodotto sia eccezionale. L'anno passato, 2017, ho partecipato al 29esimo congresso a Napoli della Federazione Italiana Cuochi, perché io faccio parte della Federazione Italiana Cuochi e come si vede sono Lady Chef. A febbraio del 2018 ho partecipato a un concorso a Riso e Rosa che si svolgeva al Lago di Garda e ho vinto questa bellissima medaglia d'argento. Invitiamo a fare dei gnocchi di fagiolina. L'impasto è stato realizzato con la farina di fagiolina, farina senza glutine o farina di grano saraceno, così lo possono mangiare e gustare anche le persone che sono allergiche al glutine. E c'è due uova. Mettiamo un po' di olio d'oliva extravergine. Questa qui è una crema con l'interno della zucchina. Mettiamo i gamberi, un queste sono zucchine tagliate a julienne, adesso la crema di zucchine, le zucchine tagliate a julienne e cotte, e i gamberi lessati e puliti, aggiungiamo un cucchiaio di tartufo macinato. Adesso andiamo a lessare i gnocchi di fagiolina. I gnocchi di fagiolina sono come i gnocchi di patate, appena che tornano su dall'acqua bollente si possono togliere. Appena tolti dall'acqua si passano nel sughetto già preparato. Si mescolano molto bene. Prima da togliere dal fuoco si aggiunge qualche cucchiaio di parmigiano reggiano. Io utilizzo questo già grattugiato per evitare il problema del lattosio o del glutine. I gnocchi sono pronti, per cui andiamo a piattare. Allora, il piatto è pronto. Mettiamo delle scagliette di parmigiano reggiano su ognuno.
Poi andiamo a grattugiare, a tagliare a listerelle il tartufo. Adesso vi propongo un secondo, sempre a base di fagiolina, gamberi e tartufo. La fagiolina viene lessata con un pochino di sale, aggiunta di olio extravergine d'oliva, tartufo che andiamo a mescolare, aggiungiamo i gamberi già lessati e sgusciati, poi mettiamo scaglie di tartufo fresco, aggiungiamo una bruschettina col pane mio fatto in casa. Andiamo a inserire in questo piatto, aggiungiamo sempre olio, leggermente un pochino di sale, e per finire mettiamo i ramoscelli di rosmarino. E il piatto è pronto.